Buonasera. Che fine ha fatto Giuseppe Vassalli, il 26enne, del quale non si hanno più notizie da metà agosto? Parleremo di questo ragazzo di Canosa questa sera e parleremo anche di una banda criminale che ha seminato terrore e morte a Manfredonia 3 anni fa. A capo della banda c'era un uomo di 30 anni, gli altri erano tutti poco più che ragazzini. Cominciamo però parlando di Giuseppe. 3 anni fa lui aveva subito un trapianto di fegato, dunque non è possibile che si sia allontanato volontariamente. La procura di Trani indaga per omicidio volontario. La speranza di trovarlo ancora in vita però non è del tutto esclusa, naturalmente. Le ricerche sono state sospese il 16 settembre scorso. Per ora è stata trovata solo la macchina di Giuseppe, completamente bruciata. Ma allora, che fine ha fatto Vassalli? Vediamo la ricostruzione. 18 agosto 2015, un martedì come gli altri, un martedì estivo, Giuseppe quel giorno pranza a casa insieme alla sua famiglia e poco prima delle 16 esce da questo portone, esce di casa per accompagnare la sorellina da una zia. Ci troviamo in via Francesco Rizzi, periferia di Canosa di Puglia. Servono pochi minuti per arrivare a destinazione. E in effetti, dopo poco, il ragazzo viene visto in pieno centro. L'ultima testimonianza dell'esistenza in vita di Giuseppe è datata alle ore 16 del 18 agosto. Una barista lo vede qui in Corso Garibaldi. Giuseppe ha da poco lasciato la sorellina a casa della zia. Parcheggia l'auto su questa strada a ridosso della scuola elementare Mazzini e poi attraversa la strada e sale lungo questa scalinata in via Lucania. Ci troviamo nella zona del Carmine, ai piedi del castello. Giuseppe aveva un impegno, questo emerge dalla testimonianza dei genitori, non si sa però con chi. Un paio d'ore dopo, intorno alle 18, suona il primo campanello d'allarme. Una persona, uno dei nuovi amici di Giuseppe, contatta il padre. Giuseppe è scomparso, gli dice, ma l'uomo non dà troppo peso alla cosa, almeno fino a quando, a tarda sera, non lo vede rientrare. I genitori si sono preoccupati nella serata e durante la notte, hanno visto che il figlio non ritornava e poiché lui aveva bisogno di farmaci salvavita, si sono resi conto che non si era allontanato volontariamente. Per cui il giorno 19 il papà è venuto in commissariato, quello della Polizia di Stato di Canosa, ed ha presentato una denuncia di scomparsa. Da allora la Polizia di Stato si è attivata per le ricerche del giovane. Abbiamo cercato il giovane in tutte le direzioni. Già il giorno dopo abbiamo ritrovato lo scheletro dell'autovettura che è stata incendiata in una contrada Minervino, vicino alla diga dell'Ocone e anche a pochi chilometri dall'Ofanto. Nello stesso tempo è stato attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. L'auto di Giuseppe era una Golf di colore blu. Il punto esatto del ritrovamento è zona Ponte del Diavolo, nelle campagne tra Canosa e Minervino. Lì vicino c'era un pozzo. All'interno è stato recuperato un cellulare, anche questo bruciato. Si è pensato subito fosse del ragazzo e invece era di un agricoltore della zona. Le ricerche di Giuseppe sono comunque ripartite da lì. La zona individuata in un primo momento è stata proprio quella dove è stata trovata l'autovettura bruciata e lì la ricerca è cominciata palmo a palmo, cioè appiedata da parte di tutte le pattuglie. Successivamente, man mano che si è allargata la zona e quindi si è andato verso il centro abitato, tra il posto dove è stato trovato l'autovettura e il centro abitato dove era stato individuato per l'ultima volta il ragazzo,
La ricerca ha riguardato le pattuglie nelle autovetture. Sono state fatte parecchi percorsi, sono stati percorsi 72 chilometri all'interno di tutta la zona che è impervia ed è formata da gravine, da dove c'è la diga dell'Ocone, dove c'è un fiume. Pertanto sono state utilizzate anche le specialità, come l'elicottero della Polizia di Stato proprio nei primi giorni, ed anche i cani, i cinofili che sono venuti da pescare. I primi erano alla ricerca di persone vive, ma poi man mano che sono le speranze sono diminuite di trovare il giovane vivo, sono stati coinvolti anche i cinofili alla ricerca di tracce ematiche e di resti umani provenienti da Palermo. Sono stati coinvolte anche le specialità dei vigili del fuoco, il SAF che ha dragato il fiume, tutto l'Ofanto, come anche il TAS, la sala operativa mobile dei vigili del fuoco. Inoltre gli speleologi si sono occupati di tutte le gravine, quelle più importanti, all'interno del territorio. Le ricerche si sono concentrate nei pressi della diga dell'Ocone, della strada provinciale 230, ma anche della statale 93 e della provinciale 231, sulla direttrice Cirignola-Andria. Si è cercato anche in centro, nella zona dove Giuseppe è stato avvistato l'ultima volta, in particolare nella zona del Carmine, nei locali lungo la scalinata di via Lucania. Polizia e carabinieri hanno effettuato numerose perquisizioni in quell'area, hanno anche messo sotto sequestro un paio di immobili, ma di Giuseppe, comunque, dopo l'auto bruciata, non è stata trovata alcuna traccia. Hanno cercato dappertutto e con ogni mezzo a disposizione. Poi, come sempre avviene in questi casi, si sono dovuti fermare. Uomini hanno partecipato alle ricerche di Giuseppe in un'area che ha sfiorato i 72 km quadrati, particolarmente impervia, caratterizzata dalla diga dell'Ocone, dal torrente Locone e dal fiume Ofanto, e nella quale sono presenti numerose gravine, cave e circa 350 pozzi. Non c'è stato alcun esito e così il prefetto, al termine di una riunione con tutte le forze dell'ordine, ha deciso di sospenderle. A quella riunione partecipò anche il sindaco di Canosa, Ernesto La Salvia. L'interesse a non sospendere le ricerche è prima di tutto della collettività che vuol dare una risposta a questa cosa. Però capite bene, quando si fanno 800 chilometri di tratturi avanti e indietro, 82 chilometri quadrati vengono messi, setacciati a ferro e fuoco proprio, palmo palmo, e non si trova niente, il costo di queste operazioni comincia a diventare improponibile per la collettività. Assieme al prefetto abbiamo ottenuto di sospendere momentaneamente, è sempre pronta la squadra per ripartire alla luce di nuove, se fossero novità. Ai cittadini che sanno, perché non si può finire nel nulla. Non potete pretendere di vivere in una città migliore se non la fate migliore. Se avete visto, raccontate. Se avete dubbi, esternate come volete. Sono a chiedervi, a pietire la lettera anonima, scrivete quello che volete, ma dateci indizi sicuri. Perché... Qualcuno lo ha fatto, vero sindaco? Qualcuno sì. Li ha scritto? Sì, qualcuno l'ha fatto. Qualcuno l'ha fatto ed è al vaglio della magistratura, naturalmente, così come deve essere fatto in questi casi. Se avete visto, non può finire nel nulla un 26enne. Un giovane che ha già sfidato la morte per una storia sua di salute, e che ha deciso fortemente di voler rimanere vivo, forse ha fatto degli errori, forse è tutto quello che volete, ma non si può finire nel niente, dimenticati da tutti, perché così si dimentica che cosa eventualmente sta dietro, che cosa questa collettività dovrà continuare a pagare se non si chiarisce la ragione della scomparsa. È un appello, se sapete, parlate, parliamo tutti, non ci sarà un colpevole di aver parlato, chi parla non è mai colpevole, chi parla è uno che fa la sua parte della collettività, non è neanche l'eroe, fa solo il minimo sindacale per essere chiamato cittadino. La famiglia di Giuseppe è certa che a Canosa ci sia qualcuno che sa cosa è successo al ragazzo.
Secondo voi c'è qualcuno che sa che cosa è accaduto e che potrebbe collaborare alle indagini, ma non lo sta facendo? Certamente. Certamente, perché insomma una persona che scompare così in queste circostanze misteriose, la vicenda non può essere stata così sottaciuta e tra l'altro non presa in considerazione. Quindi sicuramente insomma è innegabile una situazione del genere. Chiaro che magari si preferisce insomma non far luce magari sulla vicenda o su altre circostanze. Ed è un appello che ovviamente la famiglia ha sempre fatto dall'inizio, esortando chi avesse insomma notizie o elementi utili all'attività di indagine di potersi di farsi avanti anche in forma anonima e quindi recarsi presso il più vicino punto locale commissariato di polizia o presso la stazione dei carabinieri ovviamente più vicina, per poter mettere a verbale questo tipo di dichiarazioni. È chiaro che questo insomma è stato un appello fin dall'inizio portato dalla famiglia, seppur in forma indiretta. In forma indiretta, dice l'avvocato Malcangio, perché la famiglia di Giuseppe non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Perché loro non hanno mai ritenuto di dover lanciare un appello? Perché in realtà hanno sempre voluto rimanere in silenzio. Rimanere in silenzio, ma una scelta comunque condivisibile e rispettabile sotto ogni aspetto, soprattutto sotto il profilo umano. Perché ovviamente non volevano mettere sotto riflettori una vicenda, delle questioni personali e quant'altro. Poi ovviamente, insomma, torno a ripetere, sono scelte che vanno rispettate sotto ogni aspetto, soprattutto dal punto di vista sentimentale che legava loro al ragazzo, al figlio, e sotto dal punto di vista umano. La sensazione è che la famiglia abbia subito capito che dietro la scomparsa di Giuseppe ci fossero le nuove amicizie del ragazzo. Cosa succede dopo le 16 del 18 agosto? La famiglia in realtà non ha acquisito fin da subito la piena consapevolezza insomma, che il ragazzo non potesse far rientro a casa quel giorno, quella sera, anche perché ecco, sarebbe stato un comportamento totalmente anomalo. Comunque il ragazzo in un certo qual modo era sua abitudine sempre avvisare la famiglia, essere in un certo qual modo potuto ritardare o quant'altro. Di solito non passava mai la notte fuori, ecco. E la famiglia ha preso consapevolezza ovviamente nel momento in cui non ha visto far rientro a casa, anche in tarda ora o anche la mattina successiva, il proprio figlio presso la propria abitazione. Questo ovviamente la mattina dopo ha creato questo sconcerto, proprio questa paura, questa disperazione, dover sapere, cercare e quindi porsi un po' di interrogativi. Hanno cominciato col fare qualche telefonata agli amici, hanno provato a capire prima autonomamente che cosa fosse successo, oppure sono andate direttamente dalla polizia? Si sono prima accertati anche tra gli amici, le persone che lui di solito frequentava, i luoghi locali che era solito passare anche le serate in compagnia di amici e quant'altro. Ovviamente insomma le risposte sono state negative in questo senso e quindi poi ovviamente hanno proceduto a sporgere formale denuncia presso l'autorità competente. Nessuno ha più dato indicazioni di lui in maniera anche anonima dopo le 16 del 18 agosto? Sicuramente ecco, sono state presentate anche delle dichiarazioni in cui si poteva palesare questo avvistamento. È chiaro che sono state subito vagliate nella maniera più approfondita dagli inquirenti.
E ha parlato di paura, paura anche perché Giuseppe assume farmaci salvavita. Sì, esatto, quindi dopo il trapianto di fegato che è avvenuto all'incirca 3 anni fa presso l'Ismet di Palermo, lui era solito assumere questi farmaci cosiddetti antirigetto, salvavita, anticoagulanti, che comunque in realtà doveva assumere ad orari ben fissati. E quindi ecco, questo ovviamente ha subito ipotizzato e scartato l'ipotesi di un allontanamento volontario, perché in realtà nel momento in cui si fosse allontanato per una qualsiasi ragione avrebbe sicuramente portato con sé questi farmaci, questi medicinali. Non poteva averli comprati o non potrebbe averli comprati da qualche altra parte? No, perché si tratta di medicinali che vengono acquistati su prescrizione medica, prescrizione che in realtà è rimasta presso la propria abitazione, non reperibili facilmente sul mercato attraverso semplici qualsiasi farmacia, se non su prescrizione medica. La famiglia che idea si è fatta? La famiglia comunque ha subito ipotizzato, scartato questa ipotesi, sebbene ha sempre nutrito questa forte speranza di un allontanamento volontario del ragazzo per motivi apparentemente magari normali o proprio per volersi allontanare magari dall'ambiente del paese in buona sostanza. Però ovviamente ora loro ripongono sempre, insomma, hanno sempre riposto la maggiore fiducia nell'attività investigativa degli inquirenti, svolta sia per quanto riguarda proprio le battute iniziali della vicenda e della ricerca, e anche allo Stato ovviamente nell'attività investigativa, che comunque sta procedendo in maniera molto puntuale, molto si spera proficua. Stiamo parlando della scomparsa di Giuseppe Vassalli, un ragazzo di 26 anni del quale non si hanno più notizie dal 18 agosto scorso. Qui con noi c'è Antonio Lascala, presidente dell'Associazione Penelope, che da anni si occupa degli scomparsi e delle loro famiglie. Buonasera. Sembrano tutti convinti che Giuseppe sia stato ucciso. Ma perché? Cosa faceva questo ragazzo nella vita? Sentiamo cosa ci racconta il suo avvocato. Che tipo di ragazzo è Giuseppe Vassalli? Sicuramente è un ragazzo molto, molto introverso, però un ragazzo che comunque sapeva farsi voler bene dalle persone che in realtà lo circondavano, amici, parenti e quant'altro. Una persona che magari non era molto espansivo, non era molto solare, allegro, è sempre un po' cupo, ma una persona molto riflessiva. E torno a ripetere, una persona che tutti apprezzavano, volevano, stimavano anche come, insomma, come amico, come persona. Cosa faceva nella vita? Dunque, il ragazzo dopo l'intervento chiaramente ha avuto delle, insomma, difficoltà nello stabilirsi dal punto di vista lavorativo, perché in realtà è una patologia che gli impediva ovviamente di poter stare in piedi tante ore e quant'altro. Infatti lui aveva intrapreso anche dopo l'istituto alberghiero proprio aveva proprio il brevetto, il diploma da cuoco, se non sbaglio. E quindi di conseguenza, insomma, un'attività che purtroppo doveva tenerlo in piedi per molte ore, quindi ovviamente anche questa difficoltà nel dover accettare una sua situazione particolare. Però nonostante tutto, una persona che aveva una gran voglia di vivere, perché poi tra l'altro durante proprio la ricostruzione dei passaggi che avevano portato il ragazzo a vivere questo intervento chirurgico molto delicato, molto particolare, e hanno proprio esternato questa voglia, questa volontà di lottare per la vita e per la sopravvivenza. Un altro elemento che tra l'altro ha ritenuto di dover escludere questa tipologia, cioè la tipologia di un'eventuale ipotesi di allontanamento volontario.
proprio perché, ecco, anche durante questa degenza in ospedale, lui aveva, lottava proprio, aveva una certa tenacia proprio nel dover affrontare, torno a ripetere, un intervento con le varie, insomma, situazioni, dei corsi post-operatori, situazioni in realtà particolari che potevano emergere dopo questa lunga degenza e queste patologie. Anche se il ragazzo aveva più volte detto alla sua famiglia di voler fare delle esperienze lontano da Canosa. Sì, 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 ed è quello che ho già anticipato in precedenza, anche a livello lavorativo o comunque, ecco, per poter trovare qualcosa, trovare migliori condizioni di vita anche fuori, torno a ripetere, magari sia a livello sentimentale o comunque lavorativo, collettivo, insomma, in genere. Dunque un normalissimo ragazzo di provincia che voleva andarsene per costruirsi una vita diversa, in attesa del treno però comincia a frequentare persone poco raccomandabili. C'è un termine che ricorre spesso nei documenti relativi alle indagini sulla scomparsa del 26enne di Canosa di Puglia: droga. Giuseppe stava frequentando persone che avevano a che fare con lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quanto lui stesso fosse dentro questo giro è ancora in fase di accertamento. La certezza degli investigatori in questo momento è che il delitto sia maturato in questo ambiente. Giuseppe aveva dei precedenti? Giuseppe non aveva precedenti penali. Noi comunque stiamo indagando su tutte le piste investigative. Stiamo scandagliando la sua vita privata, le sue amicizie, tutte le sue frequentazioni, senza escluderne alcuna, sia quelle più recenti, sia quelle nel passato che lui aveva. Dottoressa, è emerso che Giuseppe avesse delle frequentazioni con persone che invece, al contrario suo, hanno dei precedenti e fanno parte di giri poco puliti. È confermato questo? Io le dico solo che comunque Giuseppe era un ragazzo ben voluto da altri giovani della sua età. Può darsi che si sia trovato a frequentare un certo tipo di persone e si sia trovato in qualche situazione difficile, da cui è stato poi difficile uscirne fuori. Giuseppe dunque non aveva precedenti, ma sembra che il suo nome sia finito in qualche indagine in corso, anche se la famiglia smentisce di esserne a conoscenza. Non erano mai emersi elementi tali da poter far allarmanti o tali da poter far presagire delle situazioni particolari, ecco, diciamo così. Quindi insomma era sempre un ragazzo molto, molto attento, quindi la famiglia l'ha sempre seguito sotto questo aspetto. È chiaro che ovviamente magari varcata la soglia di casa potevano insomma apprendere determinate situazioni o meno, però voglio dire il suo comportamento non aveva mai potuto far presagire a situazioni particolarmente allarmanti. Ecco. Come detto, si indaga a tutto tondo, ma la pista del traffico di sostanze stupefacenti è quella in questo momento più accreditata e tre sono le persone indagate. Nel fascicolo delle indagini, coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Trani, Giovanni Lucio Vaira, sarebbero stati iscritti i nomi di alcune persone con cui Vassalli aveva avuto una discussione il giorno prima della scomparsa. Gli indagati farebbero parte di un gruppo legato alla criminalità locale, persone che da qualche tempo il giovane avrebbe cominciato a frequentare. Sono indagati a vario titolo per omicidio volontario, occultamento di cadavere e favoreggiamento. Fra le piste battute anche quella sentimentale. Gli investigatori hanno infatti ascoltato una ragazza, ex fidanzata di un coetaneo uscito dal carcere da poco e con il quale Vassalli avrebbe avuto discussioni accese prima di sparire.
Avete interrogato decine di persone, è emersa qualche indicazione utile? E questo è al vaglio degli investigatori e comunque è importante mantenere il massimo riservo in questo momento delicato delle investigazioni. Immagino che abbiate sentito anche alcuni esponenti della criminalità locale, come sempre si fa in questi casi. È emerso qualche dettaglio particolare che può rivenire utile nelle indagini? Noi stiamo analizzando tutti i dettagli provenienti da qualunque fonte, di qualunque genere. Non è un'indagine semplice, anche perché in città non c'è grandissima collaborazione. Le indagini su una scomparsa non sono mai facili, in questo caso il contesto è ancora più difficile. Sì, le devo dare conferma, non sono indagini semplici, però le posso garantire che c'è un impegno degli investigatori e del collega che segue da vicino questa vicenda davvero notevoli, senza risparmio di energie. Non posso ovviamente aggiungerle altro, se non appunto che il contesto è piuttosto complesso, però noi i sistemi di penetrare questo contesto complesso ce li abbiamo, basta solo attendere ancora un po'. Posso chiederle se c'è stata collaborazione o no in questo caso? È molto scarsa la collaborazione, molto scarsa. Però gli strumenti per investigare ci sono, gli investigatori sono persone preparate, professionalmente capaci e quindi abbiamo una fiducia nell'esito di queste indagini. Quello di Giuseppe Vassalli è il quarto caso di scomparsa in pochi anni a Canosa. I precedenti sono Sabino D'Ambra, sparito nel 2010, e poi ancora Alessandro Sorrenti e Sabino Sasso, di cui non si hanno più notizie dal 2003. Sindaco, ormai sono passati 2 mesi dalla scomparsa di Giuseppe Vassalli, un ragazzo di 26 anni di cui non si è trovata più traccia. È il quarto caso di scomparsa di un giovane a Canosa di Puglia. È una situazione che vi allarma come istituzioni? Allarmare è un termine impreciso perché è sottodimensionato. Siamo fortemente preoccupati. Sembra quasi che ci sia, se non fosse drammatico sarebbe comico, una tradizione di scomparse. 10 anni, 4 persone. L'ultimo scomparso è dato nel 1989, cioè avrebbe dovuto compiere 26 anni. Un giovane scomparso. Certo che ci allarma, ci preoccupa moltissimo. Lo dicevamo qualche giorno fa ad un tavolo della sicurezza in prefettura, anzi sono particolarmente vicini al comune gli organi del governo da questo punto di vista. Siamo fortemente preoccupati perché evidentemente questo è l'epifenomeno, cioè la punta di un iceberg, c'è qualche cosa che sfugge o che non si vuol vedere o che non si vuol affrontare come si dovrebbe. Dice la magistratura che il Vassalli è stato ucciso. Si farà un processo senza cadavere. È stato ucciso, quindi qualcuno l'ha voluto toglierlo di mezzo. Per quale ragione? Aggiungono loro perché c'è un mondo della droga talmente diffuso, talmente preoccupante, da fare, secondo i loro report, il loro giudizio, le loro conoscenze, che hanno sono una delle più grosse piazze di diffusione, proporzionalmente ai residenti, delle cosiddette droghe leggere, le droghe di strada. Questo lo sanno ed è vero. Possibile che ci dobbiamo svegliare da tutto questo perché è scomparso un giovane di 26 anni? E che misure abbiamo messo in atto finora per arginare questo fenomeno? La politica deve fare quello che deve. Noi entriamo nelle scuole, abbiamo stressato il concetto abbiamo dei manifesti pronti per pubblicizzare il numero verde in caso di spaccio o di altro. Ma da soli non ce la possiamo fare.
In questi giorni è aumentato moltissimo il controllo del territorio da parte di polizia, soprattutto devo ringraziare la responsabile, la dirigente del commissariato. Vedo le macchine finalmente ferme, quasi tutte le sere agli ingressi della città. Le vediamo con le sirene accese girare per la città. Ma è come accorgersi che la minestra si è bruciata e adesso dobbiamo cercare di farla diventare buona da capo. E salire una scalinata che poteva essere molto meno ripida di quanto non lo è adesso, se adesso è talmente ripida da far sparire giovani per strada. Antonio La Scala. Si è bruciata la minestra, come dice il sindaco di Canosa. Sì, concordo pienamente con quanto ha detto il sindaco di Canosa e con la sua forte preoccupazione, che è un po' la preoccupazione di tutti coloro che, come sottoscritto, si occupano del fenomeno degli scomparsi. 4 ragazzi giovani solo nella città di Canosa è un dato allarmante. Come allarmante sono i 31.700 persone scomparse nel territorio italiano negli ultimi 40 anni e come un dato allarmante sono gli oltre 2.000 scomparsi nel territorio nostro, cioè nella Puglia, di cui la metà minori. Quindi il fenomeno è allarmante e ha ragione, perfettamente ragione, il sindaco quando dice che ci si è svegliati tardi. Io posso confermare che per 80 anni si è dormito completamente, perché sia a livello legislativo, sia di normazione primaria che di normazione secondaria, sia a livello di attenzione, sia a livello di media, sia a livello di diffusione e di prevenzione, il fenomeno scomparsi è stato gravemente sottovalutato. Torniamo ora a Giuseppe Vassalli. La preoccupazione della famiglia è che passi tutto nel dimenticatoio, insomma, che non ci sia l'impegno dei primi giorni. Quali sono le vostre aspettative? In realtà che si faccia chiara luce sulla vicenda, anche perché ovviamente i lati, le ombre sono tante da dover chiarire, gli interrogativi ai quali poter dare una risposta ovviamente sono emersi in maniera particolarmente pregnante in questa vicenda. In realtà lei ha ben detto che le indagini, le ricerche sono temporaneamente sospese, cioè sospese per quanto concerne il ritrovamento della persona, proprio perché allo Stato si è preferito cercare di attuare un'attività molto più mirata e molto più circoscritta rispetto a quella ad ampio raggio effettuata nella fase iniziale ovviamente delle ricerche. Quindi ovviamente ci sono degli spunti e delle ricerche che ovviamente verranno perseguite nel momento in cui l'attività d'indagine comunque emanerà questi input da dover adeguatamente approfondire. Avvocato La Scala, l'avvocato della famiglia, lascia intendere che in questo momento si è più concentrati sulle indagini. Le ricerche probabilmente riprenderanno nel momento in cui ci saranno delle altre indicazioni. Ora il problema è proprio questo, che ci sono dei casi che con il passare del tempo però rischiano di passare in secondo piano. In realtà non sono dei casi, sono i 31.700 scomparsi a cui facevo riferimento in precedenza. Come le dicevo prima, i 31.700 scomparsi sono coloro che sono scomparsi in questi 40 anni e che non sono stati più ricercati. Perché noi dobbiamo distinguere la ricerca sotto il profilo investigativo dalla ricerca sotto il profilo materiale e amministrativo. La ricerca materiale e amministrativa è quella che compete al prefetto e alle prefetture mediante i piani territoriali di ricerca delle persone scomparse, cosa che nel caso di specie è stato fatto. È chiaro che dopo i primi giorni, con l'ausilio dei cani molecolari, se non viene rinvenuto traccia, non viene rinvenuto il cadavere, si tende a sospendere, anche perché non si può tenere impiegato l'intero apparato pubblico per la ricerca senza indizi particolari. Qui diventa fondamentale l'attività investigativa di supporto, perché attraverso l'attività investigativa potrebbe essere fondamentale avere delle indicazioni per far sì poi che la ricerca venga indirizzata in una parte ben precisa. Il problema serio, come le dicevo prima, è per questo io personalmente ho consegnato all'ufficio del Quirinale, quando sono stato ricevuto in Quirinale, una proposta nelle mani del Capo dello Stato dove chiedevo l'istituzione presso comandi provinciali e questure di nuclei specializzati per la ricerca dei cold cases, cioè quei casi ormai freddi, quei casi ormai datati nel tempo di cui nessuno più si occupa. Quindi la preoccupazione può essere legittima sia dell'avvocato che dei familiari nel momento in cui non ci saranno indicazioni da parte dell'attività dell'autorità investigativa, nel momento in cui l'autorità giudiziaria e i pubblici inquirenti, diciamo, non forniranno dati utili, sicuramente le ricerche non verranno più riprese. E quindi servirebbe anche un po' di collaborazione da parte dei cittadini, insomma. Giuseppe non può essere svanito nel nulla. Servirebbe la collaborazione. Devo dire anche come Penelope, in alcuni casi
ci sono arrivate lettere anonime, anche abbastanza dettagliate, che ovviamente abbiamo prontamente consegnato all'autorità giudiziaria, non nel caso di specie. Quindi sarebbe auspicabile, da un lato, che i cittadini appunto collaborassero, quindi si rivolgessero all'autorità, avessero un pochino più di fiducia, perché nel momento in cui gli investigatori vengono, come dire, messi sulla strada giusta, il loro lavoro lo fanno e lo sanno fare anche bene, perché insomma, a livello di investigatori, il nostro paese è tra i primi in Europa. Il problema è che in mancanza di indizi si lasciano queste persone, noi diciamo sempre la parola vite sospese, sono delle vite sospese, è per lo scomparso e per i familiari dello scomparso, perché, ripeto, non si sa più nulla, non si saprà più nulla, se non arriva un input da parte della cittadinanza o da parte dell'autorità giudiziaria, o mi auguro da parte anche di qualche collaboratore di giustizia che ha conoscenza di fatti specifici, non succederà nulla, non succederà nulla. Grazie mille Antonio La Scala, noi continueremo a seguire la storia di Giuseppe sperando che questo input arrivi.